Se vi sembra che io abbia i capelli un pochino unti e strani, cosa che effettivamente lo è, anche se cerco nel modo migliore possibile di nasconderlo, è perché fino a un'oretta fa indossavo una parrucca in testa. Questo perché stavo guardando la conferenza Xbox nella speranza che venisse presentato Hollow Knight Silksong, ma ovviamente, come ci aspettavamo, non c'è stato. In compenso però è stato annunciato un DLC di Persona 3, tecnicamente un past espansione, però i primi due DLC sono canzoni e skin, quindi non è molto importante. Ma poi c'è il terzo DLC, che sarà un'espansione vera e propria, con quello che dovrebbe essere una parte che ancora non è presente in Persona 3 Reload. Erano già state fatte in passato delle riedizioni di Persona 3, se non sbaglio era Persona 3 FES o Persona 3 Portable, non mi ricordo quale fosse. Comunque era una versione successiva al Persona 3 originale per PS2, nella quale era aggiunta praticamente una parte in più di storia, simile un po' come a Persona 5 Royal, con l'episodio finale dedicato a un personaggio. Oggi ho girato questa notizia qua, non ho guardato il trailer perché avevo paura di spoiler, quindi ho passato tutto il tempo a cercare di non guardare i miei schermi. Ma abbiamo una cosa da aspettare per il futuro. Non so quando esca, credo parecchio tempo, perché se prima ci sono altre due DLC in mezzo, come questo pasto espansione, ci vorrà un po' di tempo. Siamo tornati alle vacanze, ora cosa vogliamo fare? Qua nessuno vuole fare un evento insieme, ma io sì, parliamo comunque a tutti. Ma visto che è giovedì sera e siamo ancora in vacanza e sicuramente dovremo livellare abbastanza ancora tutte le nostre caratteristiche, penso che andiamo in bagno. Da un po' che non lo facevamo, quindi c'è estremamente bisogno. Poi andiamo a Wakatsu. Penso andiamo a Wakatsu. Ah, non ho raccolto le piante su. È vero, mi sono sentito completamente di dover raccogliere le piante. Andiamola a prendere. Prendi le piante, ho sul tetto. Cosa mi dà? Amrolla nutriente. What? Amrolla, che significa amrolla? Ah, cura altre azioni. Sure, piantiamo un altro che potrebbe comunque tornare utile. Perché no? Ci hanno già dato diversi problemi alcune volte le status effect che mi rovinano un pochino i piani, quindi avere diverse cure per caso mai counterarli non è una brutta idea. Voi ti tenete interessante? Sembra una ragazza normale finché non fa nulla di troppo strano. Non appena lo fa, secondo te la gente capirà che in realtà è un robot? Forse no. Non è che normalmente la gente si chieda se ci sono robot in incognito nei paraggi? Questo è vero. Probabilmente tutti commentano sui dei. È super carina, eh? Super carina, ma fatta d'acciaio. Navigo in acque sconosciute. Sinceramente non so come muovermi. Va bene, grazie Junpei. Voglio sentire l'opinione di tutti riguardo. Un'arma anti-umbre ci tornerà davvero utile. Molti souvenir non servono a nulla. Palle con la neve, portachiavi e cartoline. Ah, palle con la neve, ok. Ma questo souvenir di Yakushima non è affatto male. Beh, è un buon souvenir in effetti. Ormai la squadra è numerosissima, eh? Al contrario di qualche tempo fa. E dovrebbe comunque aumentare, dovrebbe arrivare anche il bambino e il tipo con il cappello. E poi credo... No, anche il cane! Ci mancano ancora tecnicamente 3 membri, forse? Madonna. Sembrano tutti stanchi. Devi essere esausto anche tu, Pipkun. Stanotte, anziché andare nel teatro, pensiamo a riposarci, chiaramente. C'è qualcosa che vuoi sapere su Aegis? Oh! Abbiamo fatto bene a controllare. Dove sono le altre? Immagini ti riferisci alle altre armi anti-ombre. Beh, ne furono create diverse. Potremmo definire le sorelle di Aegis. Forse è questo che tratta il DLC? L'unica cosa che so è che si chiama episodio di Aegis. Casualmente hanno annunciato il DLC subito dopo che ho sbloccato il personaggio, quindi mi torna come cosa. Quindi forse posso capire meglio della roba. Potrebbero approfondire quello? Potrebbero mostrare altri robot? Avrebbe senso. Ma vennero tutte distrutte nell'incendio di 10 anni fa. Da allora Aegis è rimasta sempre sola. Sì, pure siamo state tutte distrutte. C'è un episodio Aegis in arrivo che non mi convince 100%. E questo tuo alloggio? Molto bene, e sarò sempre al tuo fianco. È ancora ben lontano da sembrare un essere umano. Non sembra capisca ancora sentimenti e conversazioni normali. Se potesse, potrei riuscire a formare un legame con lei. Se potesse. Probabilmente lei ci avrà un arcano e sarà probabilmente un plot point il fatto che dobbiamo farle capire come funziona la vita normale e poi sbloccherà, diciamo, una sua identità vera e propria e allora diventerà un arcano. Vabbè, senza come cosa. Missione di Elizabeth. Comunque andiamo a... Wakatsu. Pasto completo di pesce. Come on, fammi livellare. Credo siamo ancora distanti. Non penso proprio lo faremo. Però posso comunque sperare. Come posso sperare in Hollow Knight Silksong a ogni conferenza, posso sperare anche di livellare ogni volta che mangio il Wakatsu. No? Tecnicamente venerdì 24 siamo di nuovo a scuola o siamo ancora in pausa? Siamo ancora in pausa, credo. Aegis? I request that you wake up. Direi di sì. You have successfully awakened. Mission complete. Perché sei qui? Missione compiuta. Ma la mia sveglia. Ma la mia sveglia? It has not triggered yet. 5 minutes early is on time. That is the phrase posted on the wall. So I woke you 5 minutes before your alarm clock engages. Hey, are you awake? That girl disappeared and we can't find her anywhere. Can you help us? No, mi stava fissando.
My name is not that girl. Please address me as Aegis. Mi fa un sacco strano i suoi piedi a zoccolo, non sappiamo definirlo. When did you... I entered while he was asleep. Unlocking the door took 2 minutes. That's unlawful entry. Didn't we tell you to stay in the command room at night? I determined that it is ideal to be on standby in this room. Is this a problem? What? Where is this coming from all of a sudden? If there is a problem, I will address it promptly. The problem? Well, it's probably against dorm regulations for one. Look, don't just stand there, tell her! Non puoi stare qui, puoi restare qui, non mi interessa. Cosa risponderebbe a me, Wiwo Peep? Non mi interessa, non sono interessato, sono misterioso, no? Well, you should, Kate. She's not allowed in here. Okay, look. I'll get a room set up for you on the third floor so you can stay nearby. Just don't leave the dorm by yourself, okay? I will do as commanded. Yeah, okay. I'm tired. All right, well, I have practice this morning, so I gotta get to school. Everyone here goes to a place called school in the morning. I comprehend. Ok, si va a scuola a pranzo? Mai visto pranzo, se non sbaglio, finora? Ehi, hanno pubblicato i risultati! Oh, è tempo! È la mia ora di gloria! È il momento di flexare su tutti la mia potenza! Ho il voto più alto della classe! Let's fucking go! Mi guardano tutti con rispetto. Come mi lo merito! Io me lo merito il rispetto! Ah, non basta per livellare, maledizione! Ora che ci penso, Mitsuna mi ha promesso un regalo se avessi ottenuto buoni voti. Dovrei parlare a Mitsuna la prossima volta che la vedo. Ah, di nuovo? La pausa pranzo è quasi finita, devo tornare in classe. Pranzo non capita mai. Forse l'ultima volta, cioè l'unica volta che è successa è appunto la scorsa volta abbiamo visto i risultati delle cose. Ah, e siamo di nuovo al dopo scuola. Mi è sembrato un'eternità l'ultima volta che abbiamo fatto. Sarà perché c'è stata la lunga pausa in mezzo a causa dei video di Elden Ring. Iniziamo allora gli eventi con Bebe. Oh, meu bodono, gli esami sono finiti. Abbiamo occupato duramente. Ora sono mentalmente esausto. Bene, ora andiamo nell'aula di economia domestica. Come saranno gli eventi con lui? Scopriamolo. Cucire è divertentissimo. Cucirò tantissimo. Ok. Sew it, knit it, and finally weave it together. Today our work is done. Tini, say. Could we go to the tea shop, Azuki Arai, together? It would be my first time going. Will you maybe, how do you say? Show me the ropes? Certo, andiamo. Ti piacciono i dolci? Non ho un altro durante fatti vederti. Certo, andiamo. Oh, you are my hero! Katasha Kanai! D'accord! Let's be off then. We'll go together, my Tomodachi. Ok. Non sono pronta così. The Azuki desserts here are amazing. Red bean is so oishi. I love the culture of Nihon. Japan is sugoi. Amazing. Non so se riesco a resistere a 10 eventi così, ma va bene. Sono perfettamente d'accordo. Yes, you understand. Japanese culture is number one. Ichiban. I am so happy I came here. I want to learn everything about Nihon and become Japanese. Thank you for joining me today. I won't forget your kindness. I have an aunt who lives back home. She has been helping me. I have to tell her that I've made a wonderful new tamodachi. Bebe sembra essere migrato. Sento il nostro legame si sta rafforzando. Va bene. Oh, non vedo l'ora di vedere come si svilupperà gli eventi con Bebe. Oh, look at the time. But I wanted to ask you more about Nihon. I must dream a bit longer, I suppose. We'll continue our Japanese adventure another time. See you later. Certo, va benissimo. Ho saltato Bebe e sono tornato al dormitorio. Ok, vedremo come si sviluppa. Solitamente ci vuole uno, due o tre eventi prima che succeda qualcosa di concreto, ma vedremo. Si sa mai. Mitsuru mi dà il reward qua? Ho visto il risultato degli esami. Ottimo lavoro.
Tieni questa da parte del presidente. È una ricompensa per aver saputo conciliare la scuola e le nostre attività extracurricolari. Appena dato che ho ottenuto il massimo di esami, ho creduto la fascia mega magica. Let's fucking go. Oh, poi è importantissima sta roba in realtà. Sono dei reward davvero ottimi per cose simili. La fascia mega magica ce l'ho già io una. È aumenta di 3. Ah no, aumenta di 3 tutte le statistiche. Perché io ce n'ho una che si chiama mega magica e fa una cosa differente? È tradotto male in italiano? È un po' tradotto male Persona 3 reload purtroppo. In italiano. Non so se in inglese è la stessa cosa. Vabbè, allora non ci mettiamo questa qua. Super importante però come cosa. Porca, ma che 3 in più ogni statistica è tantissimo. Che però comunque ci indica il fatto che dobbiamo anche le prossime volte cercare di avere un'intelligenza alta per ottenere il reward migliore di tutti. E stavo anche dicendo, per adesso non ho cotizzato nessuna delle carte che mi ha dato, comunque dei bonus alle caratteristiche che mi ha dato, perché voglio prima essere sicuro, appena c'è un intero team, quali sono i membri migliori, quali posso utilizzare più facilmente e quali, diciamo, è il team più ottimizzato, e poi boostare loro nel modo corretto con un sacco di caratteristiche. Quindi per adesso non ancora, in futuro probabilmente ci sarà un momento in cui dico ok, questo è il mio team definitivo e andiamo all in patente su loro. Questo almeno è il piano. Oh, attenzione, c'è un evento qua. Con chi? Con Sanada, perché non era a casa. C'è per caso un altro hangout event con lui? A quanto pare sì. Ah, volevo mangiare il wakatsu. Era da un po' che non lo mangiavo. Era da ieri. Solitamente lo mangio 3 volte al giorno. Vabbè. Oggi finalmente posso ricambiare il favore. Sei libero? Vuoi passare la serata con Sanada? Direi di sì. Va bene, andiamo allora. Wakatsu! Do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? Our future battles, though. Because non va? It's fine. Don't worry about it. First things first. Let's get some food. Hey, what's going on? Should we call somebody? There you are, Akihiko Sanada. Oh, you're the guys from before. Turns out you're pretty famous, huh? An up-and-coming boxer, that it? Time to pick up where we left off. Show me what you got. Kicking your ass is gonna do wonders for our rep. No way we're gonna pass this up. Champ or not, look at our number. We got a chance. Sì, vai a menare una persona nel terzo anno di liceo, di sicuro diventi incredibile popolare, tutti ti vedranno come una grande persona, chiaramente. Non è alla pari, affrontate l'uno contro uno, chiamo la polizia. Go on then. It only take a second for us to beat the shit out of you. Maybe you want to call an ambulance instead. You said beating me would do wonders for your rep. I thought this was about testing each other's strength. You idiot. I'm just gonna have fun kicking your ass because you're full of yourself. And who the hell cares about any of that as long as you win? Isn't that how you roll too? Sta per scoppiare una lista o fare qualcosa. So, you wanna go first or what? Get back. Agente di qua! You shitting me? Get back here! Hey! Nobody runs away from us! Running away is easy enough. It's losing them, that's the hard part. Continueranno a perseguitarlo lui, poveretto? Still, made for a good workout, right? That was some quick thinking, by the way. Just what I'd expect from our leader. Nessun problema, ci è mancato poco, nessun problema. I don't exactly like turning my back to an opponent. But it doesn't matter in the end if I can't protect the ones beside me. Being outnumbered increases our risk of injury or damaging our surroundings. What I mean is, you made the right call. I owe you one. Pacco. Nimotsu. To me. Says it contains fruits, snacks, and beverages. Looks like it's from my parents. I'll take it to my room later. Tuoi genitori? Non era? Yeah. Ah, ok, infatti. That adopted me. I haven't kept in touch lately since I'm so busy. But it sounds like they're doing well.
I appreciate how much they care, but this is a little too generous. Want to take some of it off my hands? And again, you'll hardly make a dent in this either. Chiamiamo gli altri e condividiamo con tutti quanti. Good idea. Would you mind gathering everyone up? Anche Aegis. Everything is such high quality. I can tell just by looking. Your parents must really care about you. At least you know how to behave in front of your parents, Akihiko. Don't you ever have anything nice to say about me? It's been good to me. I obviously haven't told them about what we do here, though. Wow! When it comes to being considerate of others, you're a heavyweight. Glad to have you in our corner, Senpai. There he goes again. These sure look good, though. Thanks for sharing, Sonata-senpai. Take whatever you want. Hey, sta canzone ce l'ho in testa da settimane. For that one, you get that. For royalty. You have my thanks. I took care of most of it. I'm surprised they were so happy. I've really got to show my gratitude. To my parents and to everyone here. Well, all this talk about my parents reminded me of some things from the past. Like, why I'm here right now. I guess I feel like I remember my reason for fighting. Mi fa piacere? So che sto dicendo. Well, don't mind me. Let's just say I've got a lot of room to grow. The dorm's gotten so much busier. The orphanage used to be something like this too. We all lived under the same roof. Just having casual conversations. I'd forgotten what it was like. But it wasn't so bad. I remembered after you suggested we share with everyone. Facciamo qualche volta. Tell that to my parents. I've really got to repay you in particular though. Or we'll never be squared away. All right, it's pretty late now. I guess we should clean up and call it a night. Chica miao miao! Cioè, qui c'è qualcosa, un'etra e un oggetto fatto a mano? Sembra una medaglia d'oro fatta di cartone. What? Is there something there? This is... un altro regalo? È tuo? This medal doesn't really belong to anyone. It's from a long time ago. Do you mind if I ask you something? You take on the role of our leader, and you're stronger than anyone else in your own right. That's more than just being talented. Where do you get that strength from? Andare in bagno ogni giorno. E per i legami che ho con il bagno. Oh, I see. You mean you feel motivated because you have people in your corner? Bonds with others, huh? That might be something I'm missing. Well, whatever it is, you've clearly got something that I don't. But being jealous or trying to copy you isn't gonna help me. That strength is yours alone. I'm going to get stronger, but I'll do it my way. Sorry, we were supposed to be cleaning up. I'll take care of the rest. Parte Frank Sinatra. That I missed out on my chance to thank you again. Hopefully the food was enough for today. I'll invite you out again some other time. Frutto tropicale Lux, set dolci imperiali, succo fresco. Vabbè. Credo saranno utili come oggetti. Dopo aver visto questo, quanto Sanada tiene i genitori, sento di avere maggiore fascino. Va bene? Certamente. Perché? Non basta. Dopo aver guardato Sanada e quanto ama i suoi genitori, aumenta il mio fascino? Mattina abbiamo un evento a scuola oggi. Ah no, non me ne frega. Cioè, scusatemi, prima che io potessi addormentare, avete visto quanto cazzo di dialoghi in mezzo c'erano? No, va a cagare, chiudo gli occhi. Percepisco l'occhiata dell'insegnante e mi cago addosso. Vabbè, succede. Non ho avuto ancora tempo ad andare in bagno oggi, quindi posso ciò! Senza paura non ci serviva? Non mi ricordo più il termine corretto. Oh. Hey, you have a minute? It's about the track team. Since you just transferred, you probably haven't heard about the Mioho Cup, right? Well, let me tell you. On August 2nd, there's a major competition for track and field. There's this guy named Hayase. Total speed demon. We can't let him trounce us this year.
I've got high hopes for you, so get ready to train hard. I'm gonna need you to show up from July 27th to August 1st. Don't go skipping school now. I've got a special training regimen in mind for you. ISA won't stand a chance. Competition's on August 2nd. Let's do this thing! Quindi continuerò a dover venire a scuola nei prossimi giorni? Oggi si conclude il primo quadrimestre, domani inizia le vacanze estive. Però dovrà comunque venire a scuola. Lei adesso posso fare un arcano! È un... lei è... poi è... Takeba? Aspetta, aspetta, no, cosa in ordine. Fuka! Ho abbastanza coraggio per Fuka? Se no, oh cazzo! Oh Pippo, quanto pare gli esami sono finiti, ce l'abbiamo fatta. Sei andato a casa, qualche progetto? Torniamo a casa insieme. Stavo per fare delle ricerche, sto imparando a cucinare, ma però faccio esperimenti. Però non credo riuscire a fare una editibile, non voglio sprecare il tuo tempo. Se mi offro di aiutarla potrei pentirmene, non ho abbastanza coraggio. Mi è caduto il controller. Non mi serve livello 5, mi serve livello 6. Mi serve il livello massimo per interagire con Takeba, Fuka e Mitsuru? Ma posso fare gli eventi con loro a fine gioco? Passiamo al tempo con Yuko, che è ancora di livello più basso lei. Oh Pip, conosci il locale notturno al centro commerciale Polonia, vero? Non me ne sono mai interessata, visto che non ho la buona aria. Pare che lo frequenti la gente strana. C'è possibile un tizio vestito da monaco che si diverte parecchio ogni notte? Non può essere un vero monaco, no? Ma possono bere alcol loro? Yukari mi ha dato una pista su un monaco che si diverte parecchio in un locale. Dovremmo andare a controllare, passiamo il tempo con lei. Ok, ottimo, allora vado a chiedere il permesso al professore se posso usare la pista. Ci vediamo sul campo, consulite coach. Va bene. I did a lot of research on this, so I'm glad to see it's actually working. I mean, now that I've agreed to coach them, I gotta do a good job, right? I even used the school library for the first time to put together a training routine. I gotta say, though, I'm amazed how much their times have improved just from correcting their form. Elementary school kids really learn fast, don't you think? Hai ragione, impressionante. Non è normale così, è perché sa insegnare bene. I don't know about that, but hearing you say so does make me feel like I can do anything. I can do anything. Oh. Thousand demon sprint. Okay, one more round. Hey, hold on a second. You're all supposed to be on break right now. It's important to take time to get good rest. Kids your age need to be careful not to overdo it. You could get really hurt. Yeah, but there's no time for that. We can keep going. Come on, we gotta show our fighting spirit. I suppose we do only have so many days to train here. I don't know. What do you think? Should I change the training routine? Maybe they should be running more. Non dovresti cambiarlo, forse dovresti rivalutarlo. Mi fido del tuo giudizio. Right. I am the one who did all the research on how to avoid straining yourself. All right, listen up. I'm your coach now, so you stop running when I tell you to stop. That's a promise you've got to keep. But in return, I'll make sure you get faster than you've ever been. How does that sound? Think you can keep that promise? Monty, coach, you're on fire. What did you just call me? All right. Those who agree to the terms, go back to your break. Okay. Oh, sometimes I can't tell if they're actually listening to me or not. This kind of feels good, doesn't it? Like some coming of age story. So, thanks for giving your input earlier. Honestly, if I was on my own, I would have let them keep running. I'm glad I asked you to coach with me. It means a lot having you here. Queste canzoni mi stanno facendo impazzire, sono un sacco belle, però ce l'ho in testa da troppo tempo. Ah! Get it out of my head! Ah! È troppo bella la musica di Persona 3 Reload, porca vacca. Oh, by the way, the kids seem like they want to run with you.
You think you could do just one lap? It'd be setting a good example for them. Scusami, stavo ascoltando. Dimmi tutto. Cosa hai detto? Ho fatto dei bambini? Fino al calare del sole? Ho skippato gli step. Mi sono fatto prendere troppo dalla musica. Sera. Oh. Di nuovo. Good evening. I'm pleased to see that you're well. Your pills. I noticed once again that a new ally has been added to the ranks. Well, I suppose it's more of a pet than an ally. Makes no difference to me. It seems what you told us of their intentions is true. How terribly lamentable. Now we have no choice but to intervene. It is up to the individual how to use the strength they are granted. But to erase the Dark Hour would be denying the very power they possess. And that is the one thing we cannot permit. Fine. Do whatever you want. Hold up a sec. What's your role in all this? We know they asked you to come back. You know, you're really starting to piss me off, nosy little shit. Yeah? Well, they're going down. You hear me? And if you're on their side, then you're going down too. Got that? I already told you. I'm done with them. Lui è un po' la cache del gioco. Mi chiamo Ken Hamada, starò qui per un po'. Cercherò di non disturbare, quindi non far caso a me. Ok. Va bene, Ken Hamada. Ah, nessuno che vuole fare un evento anche oggi. È sabato. Wakatsu. Wanna go ahead. Madonna, queste musiche qua, quanto sono belle. Ah, no, non è vero, forse non andiamo a Wakatsu. C'è qua un evento, forse con il tipo dell'arcano. E dovremmo anche controllare, come ci ha detto Yuko oggi. Ci dovrebbe essere un locale. Questo locale? Sai che si riferisce a questo? B Blue V. Il nostro programma speciale da 3000 yen purificherà la tua anima e ti manderà in paradiso. Affronta il tuo io interiore e fa emergere ciò che è nascosto in te. Potrai ricordare un'abilità personale dimenticata se mi sottopongo al trattamento di questo negozio. Oh, il tutorial del B Blue V può aiutare i tuoi alleati a ricordare le abilità dimenticate. Se vuoi questo servizio ti va di cambiare strategia. Inoltre puoi lavorare qui part time dal lunedì al venerdì o dopo la scuola, oppure nei giorni liberi durante il giorno, quindi sempre. Che tu sia un cliente o un dipendente, quando visiti il negozio il tempo passa. Ok. Lavorare qui potrebbe aiutarmi ad acquisire sapere e fascino. Attenzione, sostituto del caffè qua accanto, perché così possiamo fare sia sapere che fascino, visto che il coraggio ci abbiamo sempre più alto. Potrebbe essere una buona idea. I giorni in cui sono andiamo a Wakatsu potremmo andare qua. Attenzione, interessante. Ci dovremmo pensare di sicuro in futuro. Voglio anche entrare qua dentro perché vorrei vedere se trovo incontro il monaco. A prima occhiata direi di no. Oh, invece sì, c'è un monaco. Monaco, salve. Dove è Miracle? Il monaco dall'occhio pigro beve. Ho trovato il coraggio di parlargli. Ecco, dov'è il Miracle? Non ho niente da dire chi non è alcol. Però non mi parla. Forse ordinarsi l'alcol per lui, il monaco mi parlerebbe. Ok, vado giù ad ordinare per lui da bere. Abbiamo trovato un'altra cosa da fare durante la sera, per caso. Potrebbe starci. Oh, salve, te chi sei? Barista. Cosa, vuoi un drink? Sei minorenne, vero? Oh, è per il monaco di sopra, è la verità. Questo dici tu? Senti, ho da fare, una cosa del genere mi fa passare nei guai. Ok, facciamo così. Puoi fare un giro e prendere le ordinazioni di tutti? Se lo fai, potrò un drink di sopra per lui. Ok. Nuovo personaggio, quindi? Ho usato a parlare con tutti per poi sbloccarle anche il suo evento. Guardate che incubo le facce di quei tipi da dietro, mamma mia. Senza occhi, con lo sguardo sorridente tremendo. Donna capricciosa. Che cosa mi va? Chissà cosa consiglia l'oroscopo come drink porta fortuna. Forse un apple martini? Ah, troppo aspro. Forse meglio un tè oolong. Allora, aspetta, è banale. Prendo un Bloody Mary. Hai preso davvero l'ordinazione di tutti? Ma certo. E la ragazza vicino a lei? Ah, oh, fuck. Ok, mi devo pure ricordare chi ha chiesto cosa. Lei era o Margherita o Bloody Mary? Lei era Margherita, credo. Capisco. Lei era Bloody Mary? Sì. Lei era lo screwdriver? Capisco. Poteva sbagliare tranquillamente.
e lui voleva il tè oolong. Ok, iniziamo a fare drink. Ti prego, dimmi che non ho sbagliato. Tutte le reazioni erano giuste. Let's fucking go first try. Mamma mia, che memoria incredibile. Cosa avevi chiesto? Ah sì, un drink per il monaco di sopra. Verrà dell'altro brandy. Ok, servirò un bicchiere per te, visto che sei un bravo ragazzo. Perché abbiamo ottenuto la fiducia del monaco. Ora devo riuscire a parlarci. Vai da lui e digli che il drink sta arrivando. D'accordo. Ci vediamo. Ho detto di aver ordinato il suo drink. Scusatemi, non avevo letto. Il monaco. Oh, ma che cazzo! Ho cliccato nello stesso istante che ho cambiato. Il monaco ne sarà colpito. Sembra essere interessato a me. Oh, you wanted to see where adults spend their time, huh? Not that I can't relate. Well, don't worry. Two or three more years, you'll be old enough to hang out here unsupervised. Just take it easy, kid. You'll be legal before you know it. No need to rush. Trying to act like an adult just makes you look more like a kid, you know? I guess that sounds funny coming out of an alcohol-drinking, cigar-smoking monk, huh? L'alcol è buono, che sapore ha un sigaro? Well, what does it taste like? Like leaves. I can't think of any other way to describe it. Man, it ain't supposed to taste good. I just smoke because it helps me think straight. Young people always think the grass is greener on the other side. Well, don't get your hopes up too high, kid. That way you won't be disappointed when things don't work out. There might come a time when you'll have to drink when you don't want to and smoke just to get through the day. You're nothing like those punks I see running around town these days. I'd say the same for my son, though. Always being taken in by the police for questioning. It's disgraceful. I'm gonna remember your face, kid. Next time you come in here, I'm gonna have you thrown out. Got it? Ho conosciuto uno strano monaco. Tu sei la stella. Arcano della stella. La torre. Fuck. Ah, speravo fosse la stella. Non so perché pensavo fosse la stella, però stavo cercando di azzeccare. Ok, lui è la torre, quindi. Strano monaco. E quindi probabilmente il suo evento riguarderà il suo rapporto con i figli e tutto. Tra l'altro riguardo, commento su quello che ha detto. Io non sono mai stato il tipo di persona che da piccolo voleva diventare grande e diventare immediatamente maggiorenne o roba simile. E mi ero subito reso conto che crescere mi... probabilmente mi aveva portato più responsabilità. Mi dava meno tempo per cazzeggiare e fare quello che volevo. Quindi non ho mai avuto fretta di diventare adulto. Probabilmente si riflette sul fatto che... adesso come lavoro gioco videogiochi. Well, when you've had your fill, hit the road. Don't come back. Ok, grazie signor Monaco. Ho deciso di tornare al dormitorio. Quindi abbiamo adesso la sera da fare, sia gli eventi con Monaco sia con lui. Però per un bel po' penso che non li faremo. Prima è più urgente e sono più interessato a fare gli eventi con i membri del team, perché mi interessa più i membri del team rispetto al generico Monaco del cacchio. Oggi insieme a vacanze estive, perché siamo a domenica e quindi oggi evento con Maya. No, beep beep. Beep beep con chi? Chihiro e Bebe. Non so se vale la pena fare gli eventi con loro, però. Sapete? Perché con loro possono andare avanti tranquillamente. Non so se vale meglio la pena passare il tempo con loro quando mi invitano così, o se non farlo e fare tipo l'evento con Maya. Perché l'evento con Maya posso soltanto farlo di domenica, solo e soltanto, sempre solo di domenica. Mentre con loro posso ottenere punti anche durante i loro eventi, e se non sbaglio le risposte dovrei comunque andare avanti tranquillamente. Con Ciro l'ho già fatto, con Bebe se non sbaglio le risposte sono a posto. Facciamo questo test qua, io dico di no. Come faccio a rifiutare l'evento con Maya, come on. Passiamo il tempo con Maya. Credo possa la giornata giocando online. Ormai è nostra normale cosa di domenica. Sono nel dungeon di Shinagawa. Spero che Tatsuya venga presto. Maya sta camminando nei paraggi. Non mi sto manco lamentando altro, non ci credo. Ma devo dirlo a Tatsu che è il mio compagno di MMO, coraggio. Che sfigata, sto arrossendo davvero. Oh no, ora sto sudando. Pari da sola, forza dimmi. Forza dimmi.
dai Tatsuya. Maya sembra divertirsi. Volevo dirtelo l'altra volta ma non ce l'ho fatta. Blush. Maya sembra imbarazzata. Mi interessa qualcuno di scuola, ma è un adolescente. Oh my god, l'ho detto davvero. Gli altri prof non sono al mio livello, per questo avevo smesso di cercare un fidanzato al lavoro. Non credevo mi sarei preso una cotta per uno studente. È una follia anche per me. Ok? Va bene. Lui com'è? Uno un po' silenzioso ma molto maturo e intenso. E buono. Vabbè, quindi avremo un evento di persona con lei. Immaginiamo che sarebbe successo prima o poi. Non pensavo che questo qua fosse l'incipit. Adoro le espressioni emo che fa. A che serve mangiare e bere con quello? Faccia felice. Maya sembra felice. A dire il vero è uno dei miei studenti. Vive in un dormitorio perché gli sono morti i genitori. Si è trasferito questo anno. Forse posso trovare un modo per stare soli. Sono l'insegnante responsabile della sua classe. Oh, comunque non essere geloso, è solo una cottarella, ok? Tatsuya è l'unico partner di gioco di Maya, non preoccuparti. Percepisco quanto Maya tenga a me. Sento la sua legame si sta rafforzando. Ma Weibo non ha... Questa reazione vuol dire che Ma Weibo non ha realizzato che è... Sta parlando di noi? Tra l'altro il prossimo evento dovrebbe essere quello della romance, potenzialmente. Non ho ancora preso appuntamento, ma andrò dal parrucchiere. Pip-kun impazzirà la prossima volta che mi vedrà. Tatsuya, devo andare, tu pensa positivo. La giocatrice di Mai si è scollegata? Ho deciso di scollegarmi anch'io. Ok, non semplicemente il gioco non lo commenta, però noi abbiamo capito come cosa. Va bene. Penso che la rifiuteremo, però c'è qualcuno che non fa eventi oppure dobbiamo andare, possiamo andare al Wakatsu. C'è lei, che mi farebbe livellare comunque intelligenza. Va bene. Mitsu! Oh, anche tu ti andrebbe di leggere un libro? Allora vogliamo leggere insieme? Puoi scegliere uno dei libri qui se vuoi. Va bene, andrò a prendertelo. Do you ever feel encouraged reading about the influential figures of the past? Even leaders who forged great nations faced the challenges of interpersonal relationships. Stai pensando a qualcosa? Well, it's natural to consider things, isn't it? Oh, were you expressing concern for me? Thank you. Sorry, I didn't mean to distract from our reading. Shall we get back to it? Oh, look at the time. I think that's enough for today. That was a pleasant time together, hearing nothing but the sound of each other's pages. Dopo aver letto delle imprese di persone famose, sentirei la maggiore sapere. Quanto mi dava? Assunto uno, però. Buon peccato. Basta? Non basta neanche questo. Va bene, va bene. I'd like to hear your thoughts on our reading again sometime. But for now, good night. Buonanotte. Sono uno, peccato, speravo in due. 27 lunedì, inizia la pausa estiva. Oggi inizia l'allenamento speciale dell'atletica. È quasi ora di uscire. Dobbiamo andare a scuola comunque. Mattina presto e giorno. Come funziona l'allenamento speciale della scuola? Liceo Gekkoukan, pista di atletica. Ci siamo allenati tutto il giorno in vista della gara del 2 agosto. Hey, no slacking. Put your heart into it. E lui rimane fermo ovviamente perché sta ancora male. Male, male, male. Sera. Ok, quindi passeremo le giornate così. È un po' un peccato perché così sprechiamo dei giorni. Non possiamo neanche decidere cosa fare durante il pomeriggio, però... Va bene. È esatto dire che sei tu a occuparti di fare sul tetto, Mewibo-san. Mewibo-san mi fa sempre ridere. Anch'io sono interessato a portare avanti attività di orticoltura. Se la mansione potesse rientrare nei tuoi programmi di oggi, mi permetteresti di unirmi a te? La qualità dei frutti potrebbe migliorare se ci occupassimo dei vasi. Ok, facciamolo. Yes. Voglio capire se lei ha diversi tipi di eventi o possono aiutare con questo. Oh, very puzzling. The plants seem much livelier than they did when we started. Do you suppose they're happy that you are tending to them? Credo di sì, non è possibile perché non lo chiedi. Credo di sì. Fascinating. There's no data on this, but it seems like you understand them. Hello, plants. I will be tending to you as well this time. Don't worry. I'll make sure to decrease my pressure output. But if anything starts hurting, just raise your left hand, or rather, your left leaf.
I had some prior knowledge of plants, but this was my first time observing them directly. These little seeds and buds in the earth can morph and change so quickly. Is this proof that they are living as well? How fascinating. I would like to watch these plants grow and document this experience for my records. I will tend to them with my full power. Mi sono occupato delle piante con Aegis. This took more time than I'd anticipated. I will need to run more simulations to ensure there are no delays next time. Grazie alle nostre cure sembra che avremo un ottimo raccolto. It's gotten late. We should head back now. Questo ci sto a farlo perché comunque volevo vedere come interagiva lei. Potrebbe essere un personaggio interessante comunque lei con cui parlare e interagire tutto, perché c'ha un po' quell'aspetto simile a Elizabeth di il mondo è nuovo, il mondo è strano e quindi interagisce in modo particolare con le cose. Va bene, perché è divertente. È quasi come parlare con Maya che è fuori testa. Liceo Greco Campista Atletica, ci siamo allenati tutto il giorno e vista la gara del 2 agosto. Il mio corpo è leggero, ma il tempo non era un granché. Ok, era nebuloso, non è la fine del mondo. D'estate è nuvoloso, non è così male. Oddio, di solito vuol dire c'è afa. Cioè c'è tutto. C'è, come si dice, c'è umido e c'è la cappa, ecco. C'è Takeba con cui fare un evento. Non abbiamo ancora finito i suoi eventi al TV, quindi possiamo continuare a farli. Takeba, dovresti smettere di pensare come è finita l'ultima puntata, per cui ho recuperato il DVD successivo. Che dici, Pip? Ti va di continuare a divorare questa sezione sugli zombie con me? Andiamoci dentro. Yes! Bene, allora, cominciamo! Mi ricordavo coraggio, ma a quanto pare invece era fascino. When the main girl's best friend betrayed her, I was like, what? Being backstabbed by the one person you trusted most is just horrible. What would you do if that happened to you? Perdona e dimentica. That's awfully admirable. You sound just like the main character. To be honest, there was once a girl I was close to who suddenly started avoiding me. It wasn't a full-blown betrayal or anything, but I was so hurt by that. It's hard to forgive and forget. Oh shoot, it's starting! It's so fast-paced, we really need to pay attention. Aw, no way! It's just gonna end like that? Ugh, it happens every time. But they're so good at leaving you hanging. I need to know how it ends. Let's watch more next time, okay? Osservando il personaggio principale ho iniziato a capire che fascino ha un adulto. Certamente. Riusciamo a livellare? Dovremmo essere vicini comunque a fascino, credo. Credo. Solitamente fascino e coraggio sono vicini. Perché livello insieme, quindi la maggior parte delle volte richiede la stessa quantità di tempo e di note per livellare in generale. 29 marzo, andiamo di nuovo a scuola, andiamo di nuovo a scuola, vero? Posso velocizzare, tanto non cambia niente. Liceo Gecko Count, 2 agosto. Ok, tanto siamo vicini alla luna piena. Con questo ritmo così ci avviciniamo molto in fretta alla luna piena. Mangia da Wakatsu. Piatto prodigio, va bene, facciamolo. Non credo basterà livellare neanche questo, ma forse ci possiamo adesso iniziare ad avvicinare. Forse. Dobbiamo arrivare a livello 6, what the fuck. Ok, oh Mitsuru? Ma ha detto che non era tornata. No, è il bambino? Sorry to wake you. No? I'm detecting a shadow. Please come to the fourth floor quickly. Okay? What's going on? There's a shadow in the city. Yamagishi found it unexpectedly. What? But the moon isn't full yet. It seems to be just a regular shadow, but there usually isn't any normal shadow activity outside of Tartarus. It's near Naganaki Shrine. Akihiko was already in the area, so he went ahead. I'm sure he can handle it alone, but we should be ready just in case. Gotcha. Mi sa di trappola dei tipi. Yes, this is Yamagishi. I'm here. Sorry, but I think you guys better come quick. What's wrong? Are you in trouble? No. The shadow's been defeated. Or rather, it was already defeated when I got here. What happened? This little fella took a hit for me. I want to save him if we can. Il cane!
Took a hit? Who's he talking about? No! Ask me. At any rate, let's move out. The dog! Sta male il dog! No! No! Koro-chan! No! Ah! Are you okay, Koro-chan? You know this dog? Yeah, everyone around here does. We've gotta help him, quick! First, we need to stop the bleeding. Man, he's one tough fighter. He defeated that shadow all by himself. Wait, does that mean this dog's a persona user? He says, this is a place of peace, so I protected it. There are flowers over there. Those flowers? They must be for the priest who died in the accident here. Bello, capisce? So he really was guarding this place. Okay, hold on. Aegis, don't tell me you can translate dog language too. Canines do not have their own language. However, speech is not the only means of communication. This fellow really is a rare breed. Correct. He's not the only one. All right, let's report to the chairman so we can conclude this mission. As for a vet, it's midnight, but I think I can arrange something. Good job, boy. You're one amazing dog. Che carino. Fa woof. Oh, non mi aspettavo che venisse tirato fuori lui adesso. Sblocchiamo due personaggi insieme? Spero stia bene. Spero stia bene. Voglio che stia bene. No, starà bene, starà bene. Di sicuro starà bene perché entra a far parte del team. Liceo Gekko-kan, secco 2 agosto. Wow, Pip si è cagata addosso mentre correva. Riesce a fare due cose contemporaneamente. Manca 3 giorni la gara. Grazie Yuko. E questo è il fascino che mi sta facendo avvicinare a lei, chiaramente. Lascio le sgommate dietro di me. Ok, no, basta, fermiamoci. Ma non mi dite niente. Ed è il cane. Where the dog? Where's the dog? Ok. Il veterinario ha detto che Koromaru è stabile. La ferita è grave, ma per fortuna ci sono danni agli organi interni. Ok, quindi ci vorrà un po' prima di poter interagire di nuovo con lui, probabilmente. Koro-chan è fantastico, è stato coraggiosissimo quel giorno. Non so come sia stato addestrato, ma è grandioso. Bravo cane. Ah, abbiamo però un evento con Fuga, quindi lo facciamo questo qua. Hai quasi finito di leggere quei romanzi di fantascienza, vero? Vogliamo leggere insieme oggi? Sembra che Fuga non vedo l'ora di passare tempo insieme a me, mi aumenterà a sapere. Potremmo ottenere presto nuove abilità, e questo è quello che ci interessa. Speravo potessimo discuterne un po' dopo che avessimo finito di leggerlo. Sblocchiamo l'abilità! Let's go, Fuka! Sei importantissimo a te per il team. Grazie alle elaborate espressioni che ho letto, sento di avere maggiore sapere. Ah, subito? Ah, comodo. E per questo modo qua livelliamo. Oh, did you finish reading the final volume? You looked really focused when you were reading. I can definitely relate. When I got to the end, I was so absorbed that I almost forgot to breathe. What an amazing series! I didn't notice at first, but at some point I could suddenly just make sense of the complex setting. Isn't it weird how that works? Chicka brow, ok, sembrava scritto bene. Right. If it was just straight exposition, it would be exhausting trying to keep track of everything. Being able to tie the world building into the narrative really shows how skilled the author is. I wish I could communicate as well as the author does in this book. Remember when I told you how I recommended a book to a classmate, but she turned me down? Knowing what to say is important, but how you say it is difficult too. Before I could tell her how fascinating the story is, I was telling her how many volumes it was and that it's written by a famous author. I don't think that kind of information is going to persuade someone to read. Andrà meglio la prossima volta, questo è difficile. Andrà meglio la prossima volta. Thanks. Maybe I'll try talking to her again. I think I'll have a lot of good things to say about this book now. It always feels nice when someone shows an interest in something you like. Even just sharing our opinions like this is so refreshing. That's
why I really want to work on how I communicate things. Because if I do that, then maybe I'll get more fun moments like this. Fuka non esce con determinazione. E... attenua debolezza. Riduci danni subiti se si viene colpiti alle proprie debolezze. Oh mio Dio, è fortissima come cosa! What the fuck? Oh, look at the time. We should probably call it a night. I have some other books I can recommend, if you'd like. Okay. You. I hope you'll like those too. Well then, good night. Devo concentrarmi in un modo incredibile per sentire i personaggi parlare e per non sentire la musica sottofondo. Sto impazzendo. Bambino? Good evening. Bambino. Things are really starting to liven up around here. So, how are you getting along with everyone? Niente ne male. Oh, that's good to hear. Just to remind you, the next full moon will be in 1 week. Are you ready? I actually haven't been too worried about you lately, but you should still be careful. Siamo sulla direzione giusta. I'll see you again. Grazie bambino preoccupante. In realtà avere Aegis in stanza è stato comodo perché potevamo sapere se lei reagiva a questa cosa o meno, però probabilmente non l'avrebbe fatto. Ma non è detto. Lei è molto strana, quindi potrebbe essere un personaggio che interagisce in modo particolare con l'ora buia, quindi forse poteva vederlo lei. Che lo so. Sarebbe stato interessante avere alcune stanze per controllare sta cosa. Ho battuto il mio record, sono in seconda posizione. Manca solo una persona. Il torneo dopo domani. Un po' un peccato consumare tutti i giorni di vacanza comunque così velocemente in questo modo. Comunque ci stavo pensando, anche il cane diventa un persona user e il cane ha avuto un lutto, che è quello della persona che comunque lo non posso lavorare qua, va bene, che è la persona che lo teneva. Sembra proprio che ci debba essere un lutto di qualche tipo per avere il trigger del risveglio della persona in questo gioco. Cosa che non era così, diciamo, anche in Persona 5. È seguono delle logiche differenti comunque si giochi qua. Qua sembra molto più la morte un tema principale, il lutto un tema principale. Nell'altro invece era più la ribellione e l'andare contro a le cose stagnanti, il passato, i vecchi, roba simile. Avevo paura quando avevo iniziato a giocare a Persona 3 che fosse sempre di nostro argomento anche di Persona 5, semplicemente presentato in un modo leggermente differente. Però no, almeno c'è anche un tema e gli argomenti che tratta differenti, che secondo me è una cosa buona. Sono contento di questa cosa qua perché avevo paura di ritrovarmi una seconda volta per 150 ore di gioco il senso di ribellione, il voler liberarsi dalla propria maschera, letteralmente roba simile, però no, non lo sembra essere in questo caso qua. Andiamo a lavorare al cantiere, vuol dire andiamo a correre per la gara d'atletica. Gente, ci vuole concentrazione, il tempo migliore è quello per le speedrun. Va bene. Ah, sei tornato? So che domani parteciperai alla competizione, vedi di puntare alla vittoria. Anche se c'è un atleta, un certo Hayase, che pare essere superiore a chiunque. Fai attenzione a lui. Ah sì, ho già sentito quel nome. È piuttosto famoso, l'ho visto sulle riviste sportive. Che senso ha provare a sfidare gente del genere? Ti stancheresti e basta. Ho appena realizzato chi è. Sappiamo chi è. L'abbiamo visto anche lui il primo giorno di scuola. Era Wakatsu. Ed era un tipo in tuta Tial, in inglese, in italiano è verde mare, diciamo. E aveva come estetica i capelli corti e non mi ricordo nient'altro. Passiamo al tempo con Akiko. Hai ancora qualcosa da sbloccare, vero? Sanada potrebbe ottenere presto nuova abilità. Yes, let's go. Alta abilità per Sanada. Va bene, iniziamo a guardare. Yes. All right. Today we're gonna see some of the greatest matches the champs have ever... And here we are with the first match of the qualifiers. In the red corner we have Akihiko Sanada-kun from Gekkoukan High School. It's me. This is footage from my first official match. My coach from back then recorded it for me. Sorry, looks like I put on the wrong video. Let me switch it out. Voglio vederlo. Hey, come on. It's not that interesting. But I guess this might be a good opportunity. Let's watch it. I look so stiff and nervous. My form is all over the place. How did I even win this? At least I can tell I've improved since then. Here's where I get my left straight in. And the winner is Sanada-kun from the red corner. I'm trying to look calm. But on the inside, I can barely contain myself.
I know I said before that I just wanted to learn how to fight with my bare hands. But this might actually be why I stuck with boxing. This victory gave me confidence. I wasn't so stiff in any of my later matches. Are you the type to get nervous in front of a bunch of people like that? Dipende. Diciamo non lo so. Yeah. I guess you wouldn't really know how tense that feels without experiencing it for yourself. If you ever want to try getting in the ring, I'd be glad to have you. I've learned a lot from boxing, but there's a strict rule I follow when it comes to winning. Find your opportunity, then strike without hesitation. It's easy enough to remember, but hard to apply. You could say the same thing about fighting shadows, too. I've always tried to keep those words in mind, but now I'll be even more conscious of them. Santa sembra aver trovato nuova forza interiore dopo aver guardato il DVD. E amplifica bonus, aumenta di molto l'effetto dei bonus su se stessi. Non è male. Anche stare è buono. You know, I never thought you'd see me like that. But it did help remind me how I felt when I was starting out. Anyway, sorry you had to sit through that. I'll save the champion matches for next time. Devo riuscire a seguire i dialoghi e non ascoltare la musica. È davvero difficile. Sono pure interessanti i dialoghi. Non devo ascoltare la musica, devo ascoltare i dialoghi. Oggi la gara, ora domani la gara. Non lo so, vediamo. Oggi si tiene il torneo d'atletica, ok, è oggi. Dovevo riuscire. Come andrà il torneo d'atletica? Vediamo. Vediamo se ci ho azzeccato, se ho ricordato giusto. Vediamo. The time is upon us to demonstrate outstanding sportsmanship. May the best runner win. Hey, you're almost up. How are you feeling? Think you got this? Easy. Easy. Oh, that's what I like to hear. Since this is your first time, let me give you some advice. All you have to do is give it your all. Remember, mind over matter. And the biggest enemy out there is yourself. Un grandissimo consiglio. Dude, go show them what you're made of. Abbastanza generico. Amazing! I can't believe it's your first time competing. On top of that, this was your fastest time yet. Man, you killed it! Looks like all your hard work paid off. Performo bene sotto lo stress. Even with your incredible performance, that guy still won. You mean Hayase, right? They say he blows everyone out of the water in every competition. I thought people were exaggerating. Jeez, he's insane. We could sure use someone like him on our team. Ah, damn it! We'll get him next time for sure. Hey, wait. Isn't that him? Ha, lui! You were pretty fast. L'ho detto che c'era il tipo in... Mi è venuto in mente in questo momento qua! Il tipo in tuta... Era turchese, ho detto... Verde male, però... C'ero molto vicino come cosa. E capelli corti! E poi non mi ricordavo altri tratti facciali, perché non c'era troppi altri tratti facciali particolari. Ma sono normale come faccia. Cazzo, sono un genio, pure azzeccato pure del bambino, chiaramente. Non lo so, vedremo. Merito degli elementi. Must have been some training. Hey, I know this is weird all of a sudden, but would you want to hang out sometime? Certo. Cool, sounds good. You still need to work on your technique, but I feel like you've got potential. Maybe you could help push me to test my limits. I usually grab a bite to eat at the strip mall in Iwatodai after school. Stop by sometime if you feel like it. The name's Mamoru Hayase. Forse lui è Stella. See you around. Wow! Hayase must really see you as a worthy rival. You see him again? Tell him this. Next time I'll kick your ass! You got that?
Calm down, Kaz. By the way, wasn't that Nimura guy from Third High supposed to be pretty good too? He never showed. Yeah, I was talking to some of the guys from his school. Apparently they couldn't get a hold of him. They even went out to check his house, but he wasn't there. So he's gone missing. Did he run away from home? Maybe he was afraid of going up against Hayase. Oh, wait. Do you think it's because of that apathy syndrome thing? No idea. Hope he shows up again soon in One Piece. One Piece?! Anyway, now's not the time to go down in the dumps. Our school did great today, after all. Good job out there. Oggi il mio cervello non collabora. Oggi proprio non ce la faccio. Oggi devo tornare con i miei compagni di squadra. Non l'ho preso scritto nominare come nome quello lì? Mi sembra di no. Non me lo ricordo io come nome quello. Però i nomi giapponesi sono difficili da ricordare. Bentornato. Ho sentito da Kiko che sei andato bene nella competizione. Purtroppo non ho vinto. No. In ogni caso sono colpito dall'abilità con cui riesci a gestire così tanti aspetti della tua vita. Ciao Pippa, incredibile. E stai conoscerti più meriti. Se un altro almeno stai facendo qualcosa a differenza di una certa persona. Sì, sì, tanto non mi offendo. Comunque manca poco alla luna piena, no? Sì, ecco qualcosa che posso fare. Intendo la missione. Sì, la prossima luna piena sarà il 6 agosto. È giovedì. È probabile che il nemico sia più forte dei precedenti. Assicurati di essere pronto. Quindi, questo è il penultimo giorno. Ho rispesso quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto per la raccolta. Ah, di già? Ah, beh, in effetti mi hanno fatto diversi giorni molto in fretta stavolta. Ricevuto. Inizierò a dirigermi verso il tetto al massimo della mia efficienza. There appears to be less damage from pests than the data in my prediction suggests. We haven't taken any specific measures against them. What is the cause of this? Oh, this is... Look, I've sighted a ladybug larva. It's very small and adorable. Liberiamocene, lasciamola stare, tieni lontana da me. Lasciamola stare. Agreed. We wouldn't want to interrupt it while it's eating. Ladybugs are the natural predators of pests that damage plants. That would explain why there weren't any harmful insects around. Thank you very much, little ladybug. Even in just these tiny planters, there is so much life. There's no one to teach them. They're just doing the best they can. My apologies. I got distracted. Let's keep working. Mi sono occupato delle piante con Aegis. Excuse me. Please apply the repellent on that end. Pests deserve no mercy. Ok. Grazie alle nostre cure sembra che cresceranno bene. Status reads all green. No problems to report. That concludes our mission for today. We should head back now. Va bene. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. Two this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Goodbye now. Sì, come ho fatto per gli altri e come mi ricordo sempre di fare. Possiamo andarli a recuperare stasera e basta? Domani non ha piena e poi non so se ci posso andare. Rischiamo di non poterli prendere subito? Ma cazzo funziona questi eventi? Mi ha avvisato adesso che devo andarli a recuperare. Io sono un tempo molto limitato. È un po' scomoda come cosa. Con chi vogliamo passare il tempo allora oggi? C'è o Nozomi o c'è Maiko. Facciamo Maiko? Lui c'è sempre mentre lei non c'è sempre, quindi farei lei che è meno presente e meno frequente, no? Va bene, Maiko. Ciao, ti sto aspettando. Va bene, se parliamo. Grazie, quindi Thank you for always helping me. But I gotta say bye for now. Yup. I have to run away now. Remember not to tell mom and dad, okay? Bye bye. Huh? Hey, you. Have you seen a little girl? She's in elementary school. You just take a second and calm down. Calm down? What if something happens to her? Oh, please. This is what happens when you force a child to study nonstop. Why are you always like this? Everything has to be my fault. Oh, that's because it is your fault. This never would have happened if you'd been watching her. Look, we don't have time for this. I think I know who you are. You're the one, right? Maiko's told me about you. She said she played with a high school kid instead of practicing piano. What? This is the first I'm hearing of this. What the hell did you do to my daughter?
La donna è estremamente agitata. Shut up! Stop jumping to stupid conclusions. I'm sorry about this. We're Maiko's parents. We haven't seen her since this morning. When we checked her room, we found a note that said, I'm running away. She's never done anything like this before. Dovremmo cercarla, deve essere colpa vostra, lasciatela in pace. Dovremmo cercarla. Right. She might be around here somewhere. Maiko, why? Listen, if you have any idea where she is, I'm begging you to tell us. Forse negozio di musica, forse anche ho scritto Takoyaki. Takoyaki. Takoyaki stand? Oh, that place. Right, let's try looking. Mom! Dad! And you too? Well, I... I... Maiko, are you okay? You're not hurt anywhere? I'm okay. Oh, thank goodness. Why would you do such a thing? I was worried sick. Do you think that's funny, giving me a heart attack like that? Hey, that's enough. You made me worry too. I was so scared. You said you were getting a divorce and I didn't know what to do. I don't want you to get divorced. Oh, so that's what this is all about. We're really sorry, Maiko. Why don't we go home and talk about it? It's awful we pulled you into this. I'm not sure what else to say. Hey, I told you to keep it a secret, but... Thank you. Maiko sembra sollevata di sapere che i genitori tengono lei. Sente il nostro legame si sta rafforzando. Cos'altro poteva essere? Padre è un coglione! Bye bye! Non abbiamo ottenuto nessuna nota, ma non so come abbiamo potuto farlo, quindi non credo abbia sbagliato niente nell'evento. Sera. Questa è l'ultima sera quindi in cui possiamo fare roba? Com'è andata oggi? Giovedì ci sarà luna piena? Sono Giovedì? Perché pensavo... Ok. Quindi dovrei andare nel Tartaro prima di giovedì. Ci voglio andare nel Tartaro. Ho fatto già la roba del Tartaro. Quindi tecnicamente se volessi ottimizzare i tempi al 100% dovrei andare nel Tartaro il giorno prima del boss e poi fare il boss praticamente, o il giorno prima o due giorni prima. Comunque in questo modo tecnicamente avrei tutti i personaggi nel team e potete avere le persone disperse e roba simile. Potremmo provare a fare scorsa la prossima volta, però non credo di andarci. Mi sa che anche loro moriranno. Mi dispiace un pochino per loro, però sembra che qua ci siano solo manga educativi. Cavolo, vorrei che avessero degli shonen. Vabbè, almeno c'è quello che mi ha prestato coso. Ehi, vuoi leggere anche tu? È un manga sul baseball che è finito un po' di tempo fa. Mi aumenta il coraggio. Va bene. Ah sì, musica per le mie orecchie. Non parlami di musica oggi. This one's pretty old, so the art's got a retro feel to it. Guess it's supposed to feel nostalgic, right? The main character's got thick seaweed eyebrows. Hey, what do you think of these old classics? Sono capolavori. Whoa, dropping some wisdom. I hear you though. The best manga know exactly how to light a fire in your heart. Oh crap, gotta keep going. Bottom of the ninth. Two outs, bases loaded, and a home run will change it all. Oh, hero's in a real pickle. Hey, you better read faster or else I'm gonna spoil it for you. What the fuck? Damn, this is where it ends? I should have borrowed more volumes. It gets even crazier than this if I remember right. Man, the main character's rival... Dice il giovane Romeo ha riempito di coraggio. Let's go! Non basterà neanche lontanamente per salire di livello perché abbiamo appena salito di livello, quindi ci vorrà ancora un sacco per diventare cuo di leone. Non ce la faccio, è impossibile. Impossibile non ascoltare la musica. Quanto dura ancora le vacanze estive? Dovrebbero durare un mese, credo.
Non è tipo un mese o due o tre settimane comunque tra un semestre e l'altro? Ho ricevuto un messaggio. Di chi? Di Yuko. Indovina chi si annoia? Immagino lei. Di nuovo, non so se devo fare eventi con loro o meno. Potrei passare il tempo con qualcun altro. Perché lei non mi fa livellare il suo arcano, quindi no. Test per oggi, ma potrei pensarci comunque ai prossimi episodi. Giorno, con chi vogliamo passare il tempo oggi? Giorno. Penso potrei avvicinarmi alla coppia di anziani. Yes! Passiamo il tempo con loro da un sacco e non passiamo il tempo con loro. Mancano sempre vecchietti quando non posso passare il tempo con loro. Oh no, sono tristi. Cos'è successo? State litigando di nuovo? Cos'è successo? Ah, don't you worry. She's crying because she's. Oh! She's an emotional woman, bless her heart. She's been like this since the day we met. You see, all the graduates from my son's class have come together. They're collecting signatures to save the persimmon tree. Oh! They say the tree is a memorial to their former teacher. They don't want it to be cut down. Oh! Oh, che bella cosa! Fantastico! It was the same for our son's funeral. Many of them showed up for it. It's been so many years since then, but they still remember him. They've given their precious time for our son. I don't know what to say. I'm so grateful. You must be the one who called on them for this, right? No. No. Ah, don't pretend it's just us. You don't have to be so modest. L'ho fatto. You're a samurai. A modern day samurai. Sembra che i due mi ritengano responsabili della petizione. Mi sono particolarmente grati. Sento la stessa che mi sta rafforzando. Non l'ho fatto io. È semplicemente veramente amato il loro figlio. E quindi c'è la gente che non vuole che mi abbia buttato giù il suo albero. Before you know it, you'll graduate and step boldly into adulthood. Don't forget about us, you hear? Someday I'd love to grab a drink, you and me. But for now, you'll have to make do with this. Gocce di cielo, grazie. See you again soon. Ho salutato la coppia di anziani e sono andato al dormitorio. Yeah! Buone notizie per la coppia di anziani, per fortuna. Ottimo. Se c'è qualcuno che deve avere un buon finale su loro. Dopo domani ci sarà luna piena? Sono troppo fomentato. Spacchiamo le facce all'ombre. Ok, oggi... Oh, possiamo... Ultimo evento con lei? Abilità prima del boss? Non sarebbe male abilità prima del boss. Yukari! È fatta! Ho preso in prestito l'ultimo volume della serie che stiamo guardando. È stato incredibile. Mi rattrista che stia per finire. Ma non vedo l'ora di scoprire come si concluderà. Yukari non vede l'ora. Mi aumenta il fascino. Potrebbe ottenere un'abilità. That's pretty important. Diamoci dentro. Cominciamo. We're finally at the last episode. I wonder how it's going to end. You know, about this series, I mentioned before how it caught my attention, but I was afraid it might be too scary for me. But I'm glad I watched it. Guess it's important to break out of your comfort zone sometimes. Do you ever try watching things from genres you don't normally get into? Yes. Oh, wow. I could learn a thing or two from you. Trying out all kinds of shows seems like a good way to find hidden gems. Watching this together made me realize how much I appreciated the main character. Like how she can't turn a blind eye to people in need and extends her hand to almost anyone. And of course, the way she kept pressing forward no matter what happened. It was so inspiring. Come to think of it, isn't she just like you? That might be a stretch. She's just like me for real. Remember how I told you about that girl I was close to who started ignoring me one day? It's not like I did anything to make her hate me. We've been friends for a long time, but one day out of the blue, she just said, "My mother told me I can't play with you anymore." It's because there were rumors floating around about my parents. I kind of get it now, looking back, but at the time, I was just sad. What I'm trying to say is, this show made me realize I'd like to be a little more like the main character. I want to be the kind of person who'd help anyone at any time,
someone who's kind and strong. It might be silly to say I look up to a fictional character, but there's no harm in following her example. At least that's what I think. Yukari è stata ispirata dalla protagonista della serie che abbiamo guardato. E cosa ottiene? Apice curativo, riduce del 25% il costo in SP dell'abilità di recupero. Non incredibile, è buono, decisamente buono, però, beh, non male. Osservando il personaggio principale ho iniziato a capire il fascino. Dai, livellami il fascino! Livellami il fascino! Come! No! Ok! Mercoledì, ultimo giorno, no? Domani luna piena. Quindi, oggi ci dobbiamo preparare tecnicamente. Altro messaggio. Da chi stavolta? Ho ricevuto un messaggio. Da lui, lo sapevo che mi chiedeva lui, però diciamo di no anche lui questa volta. Ah, ciao, bentornato! Beh, domani ci sarà una piena, sei pronto, Pip? Yes. Yeah. Ottimo, anch'io. Non basta essere pronti mentalmente, dobbiamo esserlo anche fisicamente. Domani resteremo in attesa del dormitorio, quindi prendiamo tutto necessario stanotte. Bene, mettiamocela tutta, come sempre. E per questa ragione qua, visto che adesso dobbiamo combattere un boss, per oggi è tutto.